Il mare di idee per l'estate a Napoli 2012, dopo aver bagnato il centro storico e le periferie, come annunciato già ieri, approda ora sul lungomare liberato e lo fa con una quantità ed una varietà di eventi assai particolare, pieno di biciclette e tonoraduni, feste del fuoco, pizza village, soirée della mod, Coppa Davis, cineforum sulle sedie a sdraio, palchi accesi dall'energia delle pedalate e tanto altro. Sì, il lungomare, come grande desiderio del sindaco, sarà animato nel corso di quest'estate con attività che più che soltanto di spettacolo sono di animazione e di partecipazione, a determinare appunto un lungomare pieno di cittadini che partecipano a eventi della città. E dunque fino al 30 settembre sul palcoscenico del Golfo di Napoli ci saranno concerti, artisti di strada, cinema, street band, sport ed acrobati del fuoco per animare la vita dei turisti e dei napoletani che resteranno in città. Il wifi coprirà tutta la zona in maniera gratuita, così come gratuiti saranno tutti gli eventi, realizzati anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli. Mettiamo insieme, come dire, una forza d'urto che sicuramente è direttamente proporzionale alla volontà che abbiamo di voler sempre meglio riqualificare Napoli come una città modello di sviluppo soprattutto del terziario, del turismo attraverso anche la cultura, attraverso i grandi eventi. È un grande lavoro di squadra insieme al Borgo Marinare, alla Camera di Commercio, agli artisti, ai dipendenti comunali, agli assessori. Sarà un'estate straordinaria per chi rimane nella nostra città, per i turisti che vorranno venire ogni giorno, sostanzialmente un'iniziativa, artisti, musica, sport di ottimo livello, moda, il cineforum all'aperto con l'esdraio, insomma sarà una bella estate, in un momento difficile almeno abbiamo dei luoghi in cui poter stare insieme, serenamente.